vero? Certo che si legge, certo che si legge. Benvenuti in area YouTube del convento di Donato. Le ragazze che vengono da Bolzano. Sono tutte così cariche a Bolzano? Sì. Sì. Ma tu sei originale di Bolzano? No. Di dove sei? Allora, la mamma è di Catania. E sì. Il papà è di Salerno. E che ci fanno a Bolzano? Per lavoro. Per lavoro, per lavoro. Ma diciamolo, chi è la nostra sposa numero uno della serata? Ditelo voi, è la... Rosanna! Rosanna. Per gli amici rosi. Per gli amici, per gli amici rosi. Per gli amici, siamo tutti amici, no? Sì, sì, certo. Sì, sì. Abbiamo anche fuori onda per motivi di eccesso, di violenza, la nostra... Dillo te. Violenta! Violenta! Violenta, troppo, violenta, ma non troppo. Ho paura, magari mi violenti? No, no, brava, brava. Ok, allora, Rosy, domanda veloce: come ha fatto a chiederti di sposarmi? No, dai! Dai! Dai, dicelo, siamo qua solo noi. Dai! Siamo noi, dai! Tanti ascoltatori di casa. Allora, un giorno è arrivato a casa. Era una sera che io non avevo voce, allora non sono uscita. E più o meno, no, ma proprio non avevo neanche un filo di voce. Allora mi fa: amore, io esco, comunque torno a casa presto. Ho detto: vabbè, torna quando vuoi. Ma non vuoi venire? Non vuoi venire? Ho detto: no, non vengo. Allora, poi torno a casa per 10:30, ero già a dormire nel mio mondo. Sento rumorini così, allora un po'. Cioè, mi stavo quasi per svegliare. A un certo punto si sdraia vicino a me a letto. E mi mette un pacchettino nella mano e mi fa: amore. Allora a quel punto lì mi sono svegliata. Poi mi ha aperto il pacchettino e mi ha detto: amore, vuoi passare tutta la vita con me? Dolce! E io non gli ho detto sì perché non avevo voce, ho fatto così. Sì, questo è stato il momento clou. Ragazzi, facciamo un applauso, dai! Brava Rosy! Sì, brava Rosy! Che tenera, dolcissima la Rosy, eh? Sì. Ti sembrava un sogno? Sì. Però poi ti sei svegliata? Esatto. E la realtà è un sogno? È vero. E stai vivendo un sogno? Esatto. Che storia! Anche la violenta qua dietro è rimasta. Spalla rosita. Però non togliamoci tutte le domande perché aspettiamo le altre amiche. Adesso proviamo a cantare. Dai, la proviamo. Proviamola, dai. Ok. Senza voce, ma ci proviamo. Lui, dopo questo, dedicherebbe questa canzone a te. Giusto? Giusto? Non è giusto? Sì, dai, giusto. Cambia, no? Sì. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso, vivo per lei anch'io lo sai. E tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita. Questo è un pianoforte, la morte è lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale. A volte picchi in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei perché non mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Dolore quando parte
Sanremo. Vivo per lei al limite, attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso. Io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un falco incontro, vivo per lei al limite, che in un domani, vivo per lei al margine, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, almeno non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei. Io vivo per lei. Per lei, io vivo per lei. Fantastica, fantastica, fatevi un applauso, ragazze, bellissime, bellissime. Oh, la Violenta qua dietro si è esaltata tantissimo, ho dovuto tenerla ferma, è una cosa pazzesca. Siete state veramente brave e avete paura di non riuscirci, di stonare, siete state bravissime. La voce, non avete voce, tra l'altro. Infatti. E ne mancano due o tre che sono... È tutta la sera. Ne mancano quattro. Ne mancano quattro addirittura. Pazzesco. Chissà dove sono andate. Vi abbracciate, ragazze? Così. Come si chiama il futuro sposo? Patrick. Un bacio a Patrick. Gli amici sbaffa. Siete amici... Sbanfa! Lo sbaffa? Sbanfa! Sbanfa! Vabbè, nella prossima puntata chiederemo il perché. Ciao, un bacio! Ciao!